Arezzo Figline 4-0, al di là del risultato, una prestazione convincente da parte degli uomini di Paolo Indiani. Siamo in compagnia di Giorgio Sofini, collega, a lui chiediamo un giudizio su ciò che abbiamo visto in questi 90 minuti. Sì, non era questa, penso, l'amichevole migliore per giudicare l'Arezzo. Oltretutto Indiani ha messo in campo due mezzi Arezzo, cioè ha tenuto fuori molti titolari, a cominciare da capitano Settembrini che è entrato l'ultima mezz'ora. Quindi secondo me le prove generali in vista del campionato le farà domenica prossima con la sabato prossimo con la Lucchese. Ecco, comunque è un Arezzo che sta crescendo, si vedono molti spunti, triangolazioni veloci, scambi anche in profondità, insomma fa ben sperare. Direi che è piaciuto di più l'Arezzo del secondo tempo, che ha alzato il ritmo, ha fatto pressing e soprattutto ha fatto leva sui suoi ragazzini terribili, che a me piacciono. Cioè, oggi direi che le migliori notizie sono venute proprio dai ragazzini, due centrocampisti, tra l'altro Damiani ha firmato il primo gol e Bianchi ha firmato un'altra bella prestazione in cabina di regia, e anche i ragazzini come il terzino destro Pericolini, che effettivamente è un ragazzino di grande personalità, nel secondo tempo diciamo ha suonato la carica. Poi ovviamente l'ingresso di capitan Settembrini è fondamentale. Come giudichi l'Arezzo ai nastri di partenza? Diciamo che, fermo restando possibili sorprese che non sono mai da escludere, diciamo che gli Amaranto sono i grandi favoriti per la vittoria finale. Sì, sono d'accordissimo Massimo, l'Arezzo è la squadra più forte, la squadra costruita per vincere, è una squadra che è figlia di un progetto, finalmente direi, e io ho molta fiducia in questa squadra, credo che sia la favorita numero uno, e mi pare che anche questo precampionato dimostri dei valori molto importanti per questa squadra, che deve ancora trovare il famoso amalgama, ma questo lo troverà cammin facendo. Siamo col giovane calciatore amaranto Andrea Poggesi, sei stato definito giovane sì, ma già esperto. Ma diciamo che questo è il mio terzo anno in Serie D, il mio secondo del girone E, ho 61 presenze, quindi ora esperto, giovane ma esperto, può essere la definizione giusta. Per chi magari ancora non ti ha visto giocare, sei un esterno. Sì, sono un terzino, per ora il mister mi ha diciamo suggerito soprattutto sulla corsia di destra, l'anno scorso ho giocato tutto l'anno però da terzino sinistro e quindi posso ricoprire entrambe le posizioni in base anche alla necessità della squadra. Ecco, venendo all'impegno che avete avuto ieri con il Figline, è un Arezzo che piano piano sta crescendo. Sì, è un Arezzo che dopo un mese di preparazione sta venendo fuori, sta trovando la condizione fisica migliore in vista del campionato, stiamo trovando l'alchimia giusta anche all'interno della squadra, con i concetti di gioco, per esprimerci al meglio e cercare di diciamo già da settimana prossima mettere in campo quello che il mister ci sta trasmettendo per portare a casa la vittoria. Ecco, è un Arezzo che si presenta al via, tra poco inizierà il campionato con tutti i favori del pronostico. Sì, ovviamente sappiamo tutti che l'obiettivo è quello di vincere il campionato e noi siamo qui da un mese e stiamo lavorando per questo e continueremo a lavorare tutto l'anno per raggiungere il nostro obiettivo. C'è anche un bel clima intorno a questa squadra. No, c'è un grandissimo clima, c'è i tifosi anche abbiamo visto negli amichevoli ci stanno sostenendo e sono sicuro che già settimana prossima a Orvieto saranno presenti in tanti per iniziare insieme questo percorso che ci porterà fino a maggio. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi il lupo, grazie mille.